Ragazzi, bentornati su Dishonored. Non ci gioco da un po', ma vabbè. Nella scorsa puntata avevamo fatto le provate, però c'è stato, riguardando i miei video, un piccolo problema. Un tizio ci aveva dato... Oh, mi sono cagato. Ci aveva dato la combinazione. Ma io posso scendere con... Vabbè, lasciamo perdere, non voglio provarci. Madonna. Una combinazione di una cassaforte che era 203. E non so se io l'ho trovata o no, sta cassaforte, sinceramente. Ma non voglio neanche provarci. Ah, comunque, guardate. Ho capito il dilemma. Se guardo in alto e muovo la levetta verso l'alto, vado in alto. Se guardo in basso e muovo la levetta verso l'alto, vado in basso. Se la muovo verso il basso, vado in alto. Sì, insomma, è tutto strano. Devo guardare così e andare giù. Parole povere. Se no va su. Ecco, beh, ma che casino che... Potevo far l'ascia. Vabbè. Qui ci ho già passato. Poi questo. Ehi, Corvo, sono Samuel. Sono qui. Uova di pesce di palude. Buone. Ciao, tizio. Da quel che ho sentito, Campbell ha avuto una vita agiata. Forse non dovrei dirlo, ma un uomo di fede non dovrebbe vivere da barone. Sei pronto? Yes. Riportami alla Hornspitzbub. Bene, andiamo. Dai, guida, barcaiolo della mia minchia. Ok, le rune le ho trovate tutte, figata. Mi mancava un amuleto d'osso? Cazzo. Le monete, più o meno la metà. Un po' meno della metà. Caos totale basso, che bello. L'hanno attivati uno? Davvero? Civili uccisi 0. Cadaveri scoperti 13. Vabbè, aiutato nonno Cencio ad avvelenare la banda di Birchall Street. Aiutato Griffy il rigattiere, ok. Hai marchiato Campbell come eretico e hai salvato Elsa dai sacerdoti. Bene, bene, bene. Andiamo! È vero, come si faceva a bloccare con la spada? Boh, mi ricordo. Forse con RB. Evlock e Lord Pendleton sono nel cortile. Vorranno congratularsi con te. La cameriera? Porca puttana! Ho visto che ci sono anche due DLC con tanto di storie aggiuntive. Ustito gli spari, levati! Sono tutti corrotti. Se Ah vogliamo no. farcela, dobbiamo eliminare il Lord Reggente e tutti i suoi principali alleati. Lo sai bene. Attenzione, tutti i Sì, cittadini che spero abitano che sulla l'Alto sponda nord Sacerdote del sia il primo fiume passo fra i sotto la John strada. Clavering Boulevard E e la dobbiamo... DAP. Sì, Ce vabbè, l'hai fatta. sti Contro ogni previsione hai eliminato l'Alto Sacerdote Campbell. Sapevo che eri l'uomo giusto. La scomparsa di Campbell è un danno per il Lord Reggente. cazzi. C'è la E abbiamo con cameriera là. noi Mark, miglior stratega al mondo. Il È Lord vero che c'è Reggente sarà in Marty preda al panico adesso. nella Dunwall Tower. Già, e non dimentichiamo il diario di Campbell. Ora, la nostra speranza è che contenga nei dettagli la posizione e le condizioni di Emily Colby. La nostra Che attività sarà stata inutile se non insedieremo la legittima erede sul trono. fai? Dobbiamo agire in fretta. Certo, il Lord Reggente tiene Ragazzi. nascosta Emily, per poi mostrarla, fare la parte dell'eroe e Ah, cementare la sua sposta. reggenza. Se non farà apparire presto la ragazza, scoppierà una guerra Bella. fra i nobili per chi debba succedere all'imperatrice. Già, Sei il bravo, tempo Mira. ci è nemico. Ma ora dovresti riposare, Corvo. Decifreremo il diario dell'Alto Sacerdote e poi ne riparleremo. Porca puttana, c'ho la tastiera troppo in fuori. Non ancora, ci sono cose che devo fare prima. Piero, dove cazzo sei? Sei tu? No. Chi è sta qua? Chi è sta qua? Mio zio mi ha trattata meglio di mio padre. È stato uno splendido esempio per la sua famiglia.
Io non ho la minima idea di chi tu sia, posso essere sincero? Molta gente si arruola per i motivi sbagliati, ma non lui. Voleva solo fare del bene. Sto cercando Piero, bomberissima. Vabbè, questi li ho già sentiti. Piero? Eccoti. Sei davvero un uomo incredibile, lo sai? Sei andato dall'alto sacerdote e l'hai sculacciato in casa sua. Spero tu sia soddisfatto degli strumenti che ho creato per te. Il fatto che io sia qui e possa parlartene è già di per sé una risposta roba positiva. Ti levi dal cazzo. In molti sensi. Dai, levati che voglio vedere cosa c'è lì. Grazie. Ma vaffanculo, libri su libri. Arrivo, bomber. Dove sei? Qua. Posso aiutarti? Yes. Ho bisogno di... Ho bisogno dei... Ecco, dei narcotizzanti, assolutamente. Potenziamenti cosa vuol dire? Precisione con la balestra, non mi interessa, ricarica. Oh, figata. Sì, beh, ma per ora... Rende la spada più efficace quando bloccano l'arma? No. No. Affanculo. Questo potrebbe interessarmi, eh? Vediamo un po'. Capienza proiettili, no. Capienza dardi. Standard, ma standard che cazzo me ne frega. No, no. E questo mi interessa, cazzarola, perché se ne trovo altri almeno. Però vabbè. Allora, cos'è che mi interessava? Questo mi interessava. Allora, io ti compro questo, che voglio ingrandire la visuale, che magari mi può servire. E poi ti compro un po' di dardi. Questo mi serve. C'hai anche le rune? Mi servono, cazzo. Ah, ne hai una sola. Ti permette di modificare i circuiti di... Ascolta. Sì, dammene uno. Quanti ne ho? No, qui ne ho tanti. Ma sì, sprechiamo le monete, chi se ne frega. No, va a cagare. È un altro di questo. Un altro, è un altro. Boh. Non possono servire, bisogna essere ben equipaggiati perché io non ho ancora imparato bene a giocare. Quindi ciao, vuoi salire in camera? No, non so chi è, però. Però sti cazzi. Questa conosco. Che non sai fare la riverenza come si deve. Signore, non ho mai prestato servizio a un nobile. Questa non è una scusa. Devi imparare il decoro. A Loundpitz, Lord e Dame erano di casa. In quel caso, immagino che non volessero essere riconosciuti. Non importa. Lord Pendleton merita di essere trattato con rispetto. Non lo pretende, ma se ne accorge. Sì, signore. Mi scusi. E poi dimentichi che presto sorveglieremo una futura imperatrice. Ti troverai al cospetto della persona più importante di questo mondo e non sai fare la riverenza. Ma basta! È solo una bambina. E non è nemmeno qui. Nessuno sa dove sia. Sappi che i nostri padroni la stanno cercando. Grazie. Nel frattempo impara le buone maniere. Vuoi che lo picchio? A volte mi chiedo se la peste continuerà per sempre. Ma vaffanculo, allora non lo picchio. Vaffanculo, arrangi. Tu cos'hai? Ho subito la ferita che l'ha reso invalido. Ma vaffanculo, te, tuo padre. Ma vaffanculo. Spero di non essere da meno. State tutti sul cazzo. Allora. Apri. Chiudi perché sennò qua si sa mai. Vengono a rompere i coglioni. Ah, letto di corvo. Sì, bello, qui non c'era. Oh! Chi è sto figlio di puttana? Oh! Ma che cazzo fai in camera mia? Ti levi dai coglioni? Ah, bravo, scendi. Dai! Porca miseria. Allora. Mettiti a dormire. No, resta sveglio, resta sveglio. Dormi, ma resta sveglio. Sacerdoti allo sbando, sì. Parla con con l'aglio. Parla con l'aglio.
360 no scope. Mamma mia. Sì, mamma mia il cazzo. Dai. Dove devo andare? Mi sa che è fuori. Bomber. Bomber, arrivo. Non è di qua. È di qua. Dai, madonni. Conosco il Golden Cat. Non come cliente, ma da bene. Ho creato diversi strumenti specializzati per loro. Sì, sei curiosa? O ancora quei progetti? No. Ti ho portato il tè per cortesia verso un collega. È un errore che non ripeterò. Mi spiace, ma credevo... Non importa. Cosa credevo? Volevi trombartela, eh? Grazie per il tè. Devo tornare dall'ammiraglio. Vuole parlarmi. Andiamo insieme, devo andare anch'io. Oh, finalmente. Sei troppo lento, mi hai rotto il cazzo. Ti mollo. Così, non si sa. Non si sono neanche messi insieme, direi. Cristo, ma dov'è sto stronzo? Deve segnalare qualsiasi azione o parola sediziosa. Lo Stato conta su di voi. Ragazzi? Ma dove cazzo sei? Me lo spieghi? Ma non posso uscire. Madonna, che odio ste cose. Era meglio se la seguivo, forse. Ecco, forse qua. Oh, e che cazzo. Andarti a imboscare nell'angolino anche te. Salve, corpo. Mi aspetto che Martin si unisca a noi. Non vorrei assillarti così di prima. Ah, quello lì che... Ma ieri notte la servitù ha sentito qualcosa muoversi fra i tombini sotto l'edificio. Forse era un piangente. Poveraccio. Non c'è speranza quando una malattia è così avanzata. Sono solo cadaveri ambulanti, pieni di germi e insetti, se vuoi saperlo. Ti sarei grato se indagassi, per assicurarti che non si tratti di una guardia ficcanaso. Ecco la chiave delle botole. Manderei un servitore, ma morirebbe di paura sul colpo, temo. Se hai scelto la linea morbida, forse Piero potrebbe creare un narcotizzante per la tua balestra. Ah, perché devo risparmiare anche i cosi? Che poi non... Penso che siano zombie, perché... Vabbè. Piangente... Ci sono altre uova di pesci lì, ma possono anche rimanere lì. Ah, Cristo, madonna, non credevo cadessi in acqua. Ma poi... Ah, è così bassa l'acqua. Sembra più... Qui non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla di lì. Tra l'altro, la cosa delle armi si apre come in GTA 5. Allora... Io vado giù di pistola. Ciao bomber, arrivo. Anzi no, ma perché? Pistola, pistola. Non sto capendo un cristo. Oh, ci sono delle rune qui vicino. Devo andarle a prendere. Cosa c'è? Wow. What? Maddo. Un cane uccide cane. E il denaro cambia padrone. Cane uccide un cane, che cazzo scusa, ma sta stanza è inutile. Oh, qua. Ah, ma vaffanculo. Un attimo, ho sperato di aver trovato un tipo una funzione. Afferri? Lo so, sembravi mongolo. Ah, ma sono tornato. Vabbè, poi le vado a pigliare allora sta cazzo di ore. Scendi adesso. Se ti tira via sta crista. Senti, sentilo com'è. Si chiama piangente, quindi come piange, credo. Dico credo perché. Oh, eppure non so perché mi sembrava più alta. Che fa? Vomita. Ma che cazzo so? Ragazzi, che schifo! Ma porca. Sono veramente tipo zombie. Ma però tipo ma sputato una roba schifo. Cos'è? Mi dispiace ma non potrò partecipare al prossimo incontro. Né agli altri, direbbero. Ciò che è accaduto in questo posto non è naturale. Anche il solo pensiero mi fa star male.
Ti ho lasciato i risultati del nostro lavoro, ma mi aspetto che i ratti li divorino prima del tuo ritorno. Invece no, me li piglio io. Grazie per la runa, ciao. Ce n'è un'altra però, perché ha vibrato ancora. Ehi, volevi fottermi? Mi dispiace, no, non mi fotti. Grazie della runa. Coglioni, basta tagliargli la testa. Madonna di Dio. Manz. Ok, basta. Evitare cosa. Allora, ho ucciso i tuoi Cristo di cosi, ammiraglio Avelok. Tutto molto bello. Ah, beh. Giusto. Ci ho pensato. Scusa? Stai parlando con nessuno? Io devo ancora... Ce l'avevi con me? Scusa. Polvere ovunque, dappertutto. È un mondo fatto tutto di polvere. Ok. Dov'è? Ah, sarà dentro a ubriacarsi, infatti. Come sempre. Corvo, ti ricordi di Martin? Era un sacerdote e forse presto lo sarà di nuovo. Mi hai salvato. Ti ringrazio. Corvo, hai acceso la fiamma della speranza. Abbiamo ottenuto informazioni dal diario di Campbell. Ottimo. Sappiamo dove è il corpo. Al Golden Cat, è lì che si trova. Uno stabilimento per aristocratici. Poco più di un lurido bordello. Purtroppo c'è un problema. Sappiamo che i fratelli di Pendleton ci ostacolano. I gemelli Morgan e Custis. E chi cazzo sono? Non solo trattengono Emily, ma esercitano il voto parlamentare di cui abbiamo un disperato bisogno. Sì, i Pendleton devono morire. Ma soprattutto Emily deve essere portata in salvo, così la proteggeremo. Finché non avremo eliminato il gente e i suoi uomini. Porca boia! Mi fanno cagare troppo addosso quando arrivano così, Cristo. Ah, dammi da mangiare, va, che sti figli di puttana, porca troia. Chiaro, svedite. Svedite! Porca puttana, vieni qua. Porca puttana. Non sono stato io. Io non sono stato. No, ragazzi, ora mi uccide. Oddio, sento dei passi. Ah no, erano i miei, ma vaffanculo, va. Ok. Corvo, posso rubarti un secondo? Corvo, ho richiesto questo colloquio. Vedi, ti sto inviando a uccidere i miei fratelli, Morgan e Custis. Sono orribili. È vero, l'avrai sentito, crudeli oltre ogni dire. Quindi? Inoltre, i miei fratelli sono alleati del Lord Reggente. Finché saranno in Parlamento, non avremo mai i voti necessari per impedire al tiranno di consolidare ulteriormente il suo potere. Oggigiorno si sa che usano l'amicizia con il Lord Reggente per depredare altri delle loro ricchezze. Diciamo soltanto che non tutte le famiglie mandate in quarantena per via della peste ce l'hanno davvero. Li ho avvisati in ogni modo possibile. Davvero. Ma non mi hanno mai passato qualcosa. Stanotte li troverai al Golden Cat a gozzovigliare come. Come sempre, ma fa attenzione. Li protegge la milizia. Oh sì. Ora va. Paura. Presto, prima che cambi idea. Dovuto accendere la luce, scusa, orecchia sventola. Ciao Dumbo, ci vediamo. Allora. Un'altra missione per noi. Quando sarai pronto ti porterò al Golden Cat. Ci ha accompagnato spesso Lord Pendleton, credimi. Andiamo, dai. Andiamo a cercare Emily. Anzi, no, a cercare, a trovare Emily. Cazzo. Via. Perché i caricamenti sono rapidissimi. Corvo, ti porterò più vicino possibile al Golden Cat. Poi dovrai raggiungerlo da solo. L'entrata è vicina a Holger Square. La cosa importante è fare in modo che la giovane... Sempre la stessa città. Torni indietro sana e salva. I due Pendleton sono dentro. Sarà pieno di guardie. Forse Slack Joe ha qualche idea su come farti entrare. Se non ti uccide prima. È qui il suo territorio. Lo trovi nella vecchia fabbrica di whisky con la banda di Bottle Street. Oddio, Slack Joe. Vendono l'Elisir. Per combattere la peste.
Io resto nascosto, ma tengo gli occhi aperti per te e la bambina. Buona fortuna. So che Emily significa molto per te. Sleggio è quel pirla. Attento per strada, Corvo. Ieri ho visto un mio amico barcaiolo e mi ha detto che hanno piazzato una torretta su Clavering Boulevard. Il Lord Reggente ha paura da quando hai ucciso Campbell. No. Le torrette no, per favore. Ci sono ancora stronzi là. Io l'avevo lasciato una runa, E mo non c'è. Ah, perché poi dopo ogni missione cambiano, mi sa. 126, 174. Sono vicine. Allora, facciamo prima quella facoltativa. Le liste ritengono che Emily sia tenuta prigioniera. Tratta dei due. Che belli che sono. Dei due indegni fratelli maggiori. Vabbè. Ok. Prima andiamo da Slack Joe. Oddio. Le tue azioni influenzano la vita della città. Un alto numero di morti significa più orati e più piangenti. Reazioni diverse da parte dei tuoi alleati. Infine. Sì, ma me l'avevi già detto, basta. Ragazzi. Cosa porca puttana è quella roba? Secondo me è spazzatura. No. Lo pigli per favore. Non resterai a... Cazzo, cos'è successo? Ma vaffanculo, va, fammi ricominciare sta partita del cazzo. Ma cos'è successo, madonna di Dio? Ha fatto tutto lui. Quindi quella... Oh, Cristo, è enorme. Ah, perché c'è proprio qualcuno che la comanda, mi sa. Ma se io riuscissi a salirci... Un attimo solo, però... Devo provare a prendere quella runa, cazzo. Deve costare un occhio. Minchia, mi cago addosso, perché fa? Wow. Fa proprio così, cazzo. Apri. Cosa c'è dentro? Ma posso chiudermi dentro? Ok, questa cosa è alquanto figa. Attenzione, cittadini di Tannor. Taddeus Campbell, già alto sacerdote, non è più cittadino di Tannor. Ehi, amico, ti avanza niente in tasca. Per un po'. No. Dell'abbazia dell'uomo qualunque. Bello che continua, In questo momento di dov'è che è il cuore, l'amuleto? I sacerdoti hanno iniziato il banchetto dei bricchi dipinti per scegliere il nuovo alto sacerdote. Dentro la casa. Oh no. La superstite questo, vero? Ehi, proprio l'uomo che cercavo. Slack Joe vuole parlare. Ma io sto cercando l'amuleto d'osso, Bomber. Allora, aspetta, fammi passare di qui, poi vado da Slack Joe. Un attimo, eh. C'è una runa, sì, grazie. Ma dove Cristo è sta runa? Sta runa, sì. Ciao Lucas, ti stai rincoglionendo? Fino lì sicuro non ti fa. No, perché l'ho usata? Sono un pirla. Ma dov'è sta crazzo? Madonna, ma perché non riesco a parlare? Forse lo so. Ragazzi. Bruciano le balene. Che cazzo?
Ragazzi, che cosa cri... Va bene. Vabbè, tanto siamo arrivati a 26 minuti. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella.